Come creare un report sull'ottimizzazione per neonati e bambini. Il neonato o il bambino deve essere calmo e totalmente rilassato mentre vengono prelevati i bulbi piliferi e la saliva. Utilizzare le pinzette per prelevare un minimo di 4 capelli con la relativa radice dall'area occipitale del cranio, appena sopra la nuca, dove la corteccia si incontra con il cervelletto. Posizionare le 4 ciocche di capelli, con i bulbi, al centro della bobina di spettro di S-Drive. Prendere un fazzoletto monostrato bianco per il viso, non profumato, e posizionarlo delicatamente sulle 4 ciocche di capelli, al centro della bobina di spettro S-Drive. Posizionare il disco di centramento trasparente Cell Wellbeing sulla sommità del fazzoletto per il viso. Questa operazione serve a centrare il campione di saliva sulla bobina di spettro per le prossime fasi. Prendere un tampone di cotone approvato e ruotarlo lentamente nella parte interna delle guance, a sinistra e destra della bocca punto, utilizzando lo stesso tampone. Passarlo anche sotto la lingua per un totale di 5 secondi. Raccogliere quanta più saliva possibile. Passare il tampone umido di saliva sul fazzoletto esposto, al centro del disco di centramento trasparente, che deve essere stato precedentemente posizionato sulla sommità del fazzoletto, in modo da coprire i capelli sulla bobina di spettro S-Drive. Posizionare la piastra di copertura di S-Drive sulla sommità del disco di centramento trasparente. Premere il pulsante Scan sulla schermata del software S-Drive. Una volta completata la scansione, effettuare i passaggi seguenti. Fare clic su Invia ora. Selezionare Report sull'ottimizzazione per neonati e bambini. Selezionare la lingua di preferenza per la produzione del report. Le informazioni digitali verranno ora inviate in Germania attraverso il sistema software S-Drive. Dopo che l'invio delle informazioni digitali è stato completato, smaltire le 4 ciocche di capelli, il fazzoletto e il tampone. Successivamente utilizzare delle salviette igienizzanti per pulire la bobina dello spettro S-Drive, il disco di centramento trasparente e la piastra di copertura trasparente S-Drive. Ed ecco fatto!